perché è semplice. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Ciao a tutti, mi chiamo Lisa e siete sul mio canale. Oggi vi farò vedere come fare questa treccia francese in un modo semplicissimo. Vi servirà una spazzola, una o più pinze, degli elastici trasparenti. Iniziamo! Per prima cosa vi dovete legare un codino in alto. Caldo! Ecco il risultato del codino, adesso lo leghiamo davanti con una pinza. Poi prendiamo due ciocche laterali fini e leghiamo un altro codino. Lo dividiamo in due parti e nel mezzo aggiungiamo il codino che è sopra. E le parti divise le leghiamo davanti con una pinza. E continuiamo prendendo sempre dal lato due ciocche e facendo sempre lo stesso procedimento. Cioè facciamo il codino, lo dividiamo in due parti e mettiamo in mezzo la parte sopra che è legata con la pinza. It never was like this before. We've been wearing out our loving like a pair of favorite jeans. Was getting harder to ignore. Kept on stitching up. Appena inizia a formarsi la treccia, la iniziamo ad allargare lateralmente, la dovete allargare man mano, non a fine pettinatura, per renderla più bella e voluminosa. Why can't we face? Alla fine della vostra lunghezza, quando la treccia è finita, legate tutti i capelli che vi sono avanzati. Diamo ancora un po' di volume alla parte finale della treccia e voilà! Come avete visto, questa treccia è molto semplice da realizzare e il risultato è veramente bellissimo. Ovviamente, se volete, potete farne anche due di trecce francesi in questo modo semplicissimo. Perché è semplice. Per oggi è tutto, alla prossima, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, ciao!